A gennaio voglio vedere ogni conto della manifestazione, fattura per fattura, incassi e spese. È una questione di trasparenza. Il consigliere comunale Alessandro Rapinese all'attacco. È bufera sul bando degli eventi di Natale a Como. Bando che ha visto una sola offerta per l'organizzazione dell'intrattenimento di dicembre per il 2018 e il 2019. Da oltre 20 anni gli eventi di Natale sono organizzati dal Consorzio Como Turistica. Come già accaduto in passato, su un'organizzazione significativa dal punto di vista economico e dall'importante quanto ignoto ritorno finanziario, non si è messa in moto alcuna concorrenza. Cosa ovviamente non imputabile a chi ha deciso di partecipare alla gara, ma pur sempre segnale di una difficoltà autentica, concedere a Como la possibilità di scegliere tra più alternative. Il concetto è molto semplice, attacca Alessandro Rapinese. Se a un bando partecipa un solo soggetto, quel bando, e di certo escludo vi sia malafede, è fatto male. Quindi, ad esempio, perché non spacchettarlo? Intrattenimento, cultura, illuminazione, commercio, dividere i settori degli eventi natalizi per aumentare la concorrenza. Ma l'aspetto che più mi sta a cuore, continua il consigliere comunale della lista Rapinese Sindaco, è l'attuazione di una nostra mozione, approvata da tutte le forze consiliari, che impegna il Comune a garantire due aspetti. Primo, la massima considerazione delle esigenze dei diversamente abili. Secondo, che il vincitore della selezione pubblica renda conto in modo analitico di entrate e uscite, spesa per spesa, fattura per fattura. E se l'organizzazione dovesse generare utili, come d'accordi, insieme con il Comune si deciderebbe a chi donarli. Questo è lo scopo degli eventi natalizi. Anche Fabio Aleotti, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, crede che il bando sia da rivedere. La gara, dice, nasceva per evitare situazioni di monopolio nella gestione degli eventi di Natale, per dare garanzia di pluralità. Evidentemente qualcosa non ha funzionato, forse nella comunicazione. Mi auguro almeno, conclude Aleotti, che il territorio comasco e i relativi prodotti tipici trovino il giusto spazio tra le bancarelle e le iniziative. Il Natale comasco, insomma, quest'anno, rischia di essere avvolto da una bufera, non di neve, ma di polemiche.